Ciao ragazze, nuovo video haul e questo sarà il penultimo video haul. Dico penultimo perché oggi è mercoledì e ci sarà ancora forse qualche cosa di shopping sabato, dopodiché concludo lo shopping con i saldi perché veramente ne ho fatto tantissimo e quindi meglio che io smetta seriamente perché ho un problema molto serio. Comunque ieri sera, che era martedì, sono stata a Brescia al Frecciarossa, al centro commerciale, e ne ho approfittato per fare qualche acquistino perché avevo visto delle cose che avevo lasciato in sospeso e fortunatamente quando sono tornata ieri erano ancora lì. Vi faccio vedere, comunque sono stata da Calliope, da Bershka, da Zara, da Pull&Bear e per me basta, sì, da questi negozi. E vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Sono cose che trovate ancora perché le ho prese appunto ieri, quindi in negozio li trovate sicuramente. E niente, partiamo da Bershka, che tra l'altro è l'ultimo acquisto che ho fatto perché avevo visto queste scarpe, strano ma vero, scarpe ancora, sì, estive. Oggi è uscito il sole, stamattina diluviava, per cui spero magari di riuscire a mettere su tutti questi acquisti estivi che sto facendo. Comunque sono stata appunto come vi dicevo da Bershka e ho preso queste scarpe. Allora, ve le faccio vedere. Sono praticamente dei sandali. Era rimasta pochissima roba come scarpe, pochissime, poco nulla lì a Brescia. Come abbigliamento, un bel po' di toppettini, magliettine, ma niente di entusiasmante, quindi non ho preso nulla. Ho trovato meglio da Calliope come abbigliamento. Comunque da Bershka ho preso queste meravigliose scarpe che sono delle piccole zeppette, micro zeppine, di quelle che vanno adesso tutte praticamente pari, tutte sullo stesso piano, che sono comunque oltretutto molto comode. E queste mi hanno colpito, tra l'altro, appena erano iniziati i saldi le avevo viste e mi avevano colpito, però non le avevo comprate perché costavano ancora un po' così. Fatto sta che adesso le ho trovate praticamente a 9,90 euro, scontate del 66%, quindi c'era lo sconto e venivano praticamente 10 euro. Mi piace tantissimo la fantasia di queste scarpe e sono quelle famose che o piacciono o non piacciono. A me piacciono tantissimo, praticamente hanno un laccio che si lega alla caviglia. Non so fatto in quale maniera, devo provarle perché non le ho provate come al mio solito. Le ho prese e basta. Tra l'altro le avevo lasciate anche lì perché è il primo negozio dove sono andata. Poi prima di andare a casa sono tornata dentro a prenderle al volo perché mi ero praticamente innamorata. Comunque penso che abbiano appunto il giro così sulla caviglia. Con appunto sì. Oddio. Mi stavo incastrando. Ok. E mi piacciono tantissimo perché appunto hanno questa stampa floreale, sono di raso e sono molto, molto attuali, molto, molto di moda per quest'estate. Mi sono proprio veramente subito piaciute. Poi scusate, sono stata anche da Stradivarius, che mi sono dimenticata di dirvelo, e ho postato anche la foto su Instagram. Sono stata poi da Pull&Bear e ho trovato una cosa, solo una cosa, perché quest'anno veramente Pull&Bear zero come saldi, non, erano rimaste lì tipo due cose appese, tipo H&M, veramente pessimi. Però ho trovato vicino alla cassa praticamente questo cesto dove c'erano le collane, vari bijou scontatissimi. E ho trovato questa collana qua che mi sono praticamente, appena l'ho vista, mi sono proprio innamorata follemente di questa collana. E sono stata felicissima di averla acquistata perché costava 19,99 euro, l'ho pagata solo 2,99 euro ed è questa meravigliosa collana con questo pappagallo al centro. È un po' vistosa, un bel po' vistosa, quindi non so se piacerà poi a tutti. A me, appena l'ho vista, veramente mi ha fatto impazzire perché così bella vistosa mi è piaciuta subito, principalmente per il pappagallo, perché adoro le cose con gli uccelli, pappagalli, uccellini vari. Ho preso anche il portafoglio e ho anche gli orecchini, mi piacciono tantissimo. Comunque, questa qua veniva 19,90 ed era scontata a 2,99 euro. Ha queste frangettine così in camoscio color verde acqua e la catena appunto argentata e poi in mezzo resta questo pappagallino molto simpatico e l'ho pagata veramente una cavolata, quindi ottimo affare secondo me. E era l'ultima tra l'altro rimasta, sono stata molto contenta di averla acquistata.
Poi sono stata invece da Stradivarius e anche da Stradivarius ho preso praticamente quello che avevo puntato di prendere. Solo che sono già 2 o 3 volte che rimando, anche quando sono stata a Milano le volevo comprare, dopo ho aspettato, non le ho mai provate, alla fine le ho provate ieri. Io non ero molto convinta di come mi stavano addosso, però anche al mio fidanzato stranamente sono piaciute. Mi fa sì, se le metti su con dei jeans stretti stanno bene, sono carine. E allora le ho acquistate. E sono queste meravigliose scarpe. Meravigliose nel senso che di questo modello, le loafer, non so adesso come chiamarle, mezzo slipper, sono un po' più sportive delle slipper. Praticamente mi ha colpito subito la fantasia, perché le ho viste tantissime, di tutti i tipi, cioè tutte le salse, tutti i tipi possibili e immaginabili, ma così con questi col fiori, con il blu, il bianco, così non le avevo mai viste. E queste qua mi sono piaciute subito, oltretutto erano anche queste super scontate da 29,95 a 12,99 e queste da Stradivarius, oltretutto c'era lì 30, tirando 2,37 e un 36, quindi erano proprio lì che mi facevano il richiamo. E non so, devo metterle, dovrò metterle, vedrò come metterle perché sono quel classico tipo di scarpa che io faccio un po' fatica di indossare perché sono abituata principalmente con i tacchi, quindi quando mi si presentano queste scarpe faccio un po' fatica. Comunque sono molto, secondo me, sono molto carine, fatemi sapere se anche a voi piacciono. E poi hanno praticamente qua l'elastichino blu. E magari con uno shorts, con dei jeans stretti, dei pantaloni molto skinny, magari anche risvoltati, stanno bene, anche se io non sono molto alta, quindi non lo so, spero che non mi facciano un bruttissimo effetto. E poi cosa posso farvi vedere? Niente, taglio il video che faccio la seconda parte.